Ormai a metà maggio, con gli spacca Neapolis 55. La domanda più scontata è il 55 perché? La musica oppure un numero civico? Che cos'è? Vai, Anta, rispondi. Perché sei ferratissimo. No, beh, è una cosa fin troppo scontata, cioè il 55 nella smorfia, che cos'è? E la musica, per cui chiaramente spaccane la con il ciondolo del 55. Noi abbiamo fatto prima uno scambio di pensieri fra molti di noi, perché allora era la maggiore della musica. Sì. Che progetto presentate qui stasera? Cioè un nuovo disco, insomma? No, non è, diciamo, ho fatto un disco, ormai sono passati circa 2 anni, per cui non è proprio una cosa nuova. E c'è una situazione nuova perché è la prima volta che facciamo questo tipo di quartetto. Sì. Che noi la formazione classica nostra è in sestetto, siamo in 6. Sì. Stasera un po' per l'occasione siamo in quartetto e facciamo un repertorio che comprende sia dalla tradizione del sud Italia, cioè da campana e pugliese, insomma fra pizzichi, alcuni brani di altro genere non da ballo, e poi facciamo proprio i brani anche originali nostri, insomma, alcuni non... tratti dal disco nuovo e altri anche dal primo disco. Sì, vari. Per alcuni di voi è stato, immagino, un onore lavorare con Turturro nel film Passione. E cosa vi ha lasciato? Che tipo di film è e cosa ha significato lavorare in quel lavoro? Ma guarda, credo che John Turturro abbia colto di Napoli quello che lui è riuscito a cogliere attraverso il suo sguardo e il suo filtro da americano, insomma. Lui ha fatto un lavoro, direi, in tutta buona fede per mostrare una Napoli in tutta la sua positività, no? D'utilità, particolarità. Sicuramente ci sono state delle cose tralasciate, è indubbio, perché Napoli è una realtà talmente complessa, talmente variegata, che sarebbe veramente stato difficile, come lui stesso tra l'altro ha dichiarato, rappresentarla nella sua totalità all'interno di un film di 2 ore. E poi per noi naturalmente è stata un'esperienza molto esilarante, siamo stati particolarmente colpiti dalla sensibilità di John Turturro, dalla sua disponibilità, è una persona molto, molto semplice, molto alla mano. Quindi... Una cosa particolare che in realtà è un po' una chicca, anche se non è girata poco, che in realtà, diciamo, la prima esperienza napoletana di John Turturro prima del film Passione l'abbiamo comunque condivisa con lui, perché nel 2006 lui venne a Napoli per rappresentare, non ricordo il titolo in inglese, Soul of Naples, che sarebbe Questi fantasmi di Eduardo, tradotta in inglese, e la portarono a New York, a Parigi e a Napoli. E per praticamente in tutto lo spettacolo lui ha usato comunque musiche nostre.
E quindi già era un rapporto già costruito in precedenza, già c'era questo tipo di un po' di feeling che c'era. E per cui poi dopo ci siamo riagganciati un po' qualche anno dopo. Una delle cose importanti è che portate comunque musica vostra, pezzi vostri, però fra i brani che presentate ad esempio c'è Vesuvio, sì, che è un pezzo comunque che è stato più volte ripreso, più volte sì, che poi è quello di Passione. Come definite voi quel pezzo? Un pezzo che dà di Napoli un'immagine positiva o negativa? Cioè l'unica verità sarebbe che le fui. Come la dobbiamo leggere? Scappiamo o restiamo? Beh, io penso che sia molto, almeno io poi ognuno nella musica e nelle cose che trae dà una sua interpretazione. Io, siccome ho conosciuto anche diciamo, il signore che all'epoca aveva fatto i testi, che poi non compare nei diritti perché regalò, che fu Luca Castellano. L'idea era non quella, diciamo così, positiva come visione, cioè l'unica verità sarebbe che lui fu nel senso del termine era è follia pura tutto questo. Tuttavia lui è rimasto fino alla fine dei suoi giorni. Certo, ma questa è la cosa chiara. Sai, è un argomento molto particolare questo, interessante, perché non è soltanto, cioè, fuggire da questa città non è che si fugge soltanto perché c'è il Vesuvio, si fugge per tantissime altre ragioni. C'è chi fugge e non vorrebbe, c'è chi resta e aspira invece ad andare lontano. Come si può dire, questa è una città che noi amiamo da morire, ci soffriamo, stiamo male, ci stiamo, pensiamo di andare, però forse no. Tra l'altro noi siamo vesuviani, tra l'altro noi siamo vesuviani. Cioè, io pure sono vesuviano, non solo Napoli, sono proprio Portici, insomma, vuol dire Napoli è una città, questo il rammarico che io vivo, perché poi mi sono appassionato negli anni a studiare tutta una serie di cose che faremo la storia, la parte musicale, non solo. Napoli è una città che in qualche maniera vive seppellita da se stessa, cioè i napoletani stessi non hanno assolutamente coscienza del proprio passato, non hanno assolutamente coscienza dello spessore culturale che Napoli è dentro. Direi anche del potenziale che sopravvive. E siamo assoggettati a una serie di logiche che sono un po' date dall'Unità d'Italia per necessità, diciamo così, di imposizione di alcune forme di pensiero, per cui il Sud era soltanto certe cose. E poi un poco perché comunque, voglio dire, la storia ha fatto andare le cose in un certo modo. Però ecco, il problema vero di Napoli, al di là di tutto questo, che è proprio il fatto che i napoletani non sanno da dove vengono, non conoscono il livello, lo spessore da cui, cioè, culturale da cui vengono, ecco, non so come dirlo di meglio di questo, ma è proprio, è che proprio il passato ci hanno scordato o ce l'hanno fatto scordare entrambe le cose, esatto, questo è... Dunque, musicalmente parlando, il vostro è un gruppo che ovviamente ci proporrà Pizzica, Tamurriate, anche, sì, anche. Sì, sì. E il bello di Napoli è che ci sono tanti e tanti gruppi che presentano questo tipo di musica in maniera qualitativamente ineccepibile. Qual è il rapporto fra tutti voi? Come si lavora insieme? Allora, prima di tutto, io guarda, c'è un'età per cui mi sono scocciato, cioè non mi va più di dire. Di tutto non è assolutamente vero che ci sia questo fatto ineccepibile, perché in che senso? Per una questione di moda, di cose che sono negli ultimi anni, di revival che è stato positivo, ma come tutti i revival poi si trascina dietro delle cose che sono poi per la massa. E siccome la cultura tradizionale, la musica tradizionale non è una cosa che si può impacchettare come si può impacchettare Sanremo, okay? È una cosa diversa che ha molte sfumature e ha molta importanza spesso quello che c'è dietro la musica. La musica ha un senso perché viene da una situazione, viene da un ambiente, ma anche da un momento particolare, da una necessità di esprimere delle cose. Per cui in realtà, riguardo a quello che oggi si vive, riguardo al revival della musica tradizionale, direi che è molto vicino a una sorta di globalizzazione, appiattimento di tutte le sfumature degli stili locali. Se tu per esempio andi a Tamurriate oggi è difficilissimo, tranne qualche anziano, qualche persona che sopravvive, è difficilissimo rendersi conto degli stili locali, cosa che fino a 20 anni fa esisteva, lo stile di suonare il tamburo, di cantare e di ballare. Ogni zona aveva il suo stile, c'era una ricchezza di linguaggio che oggi, attraverso queste forme di ritorno di queste cose qua, è stato distrutto, non solo attraverso, anche perché la società cambia, però diciamo, ecco, per cui io credo che la musica tradizionale sia al pari della musica classica, anzi la musica classica si è nutrita della musica popolare, per arrivare il culmine a Bartok, ma musica
classica ha attinto moltissimo questo, per cui ecco, voglio dire, sarebbe importante oggi cominciare a dare dignità alla musica tradizionale al pari di altri generi. Dunque, fare musica è anche, voglio dire, politica, nel senso alto del termine, no? Insomma, fare socialità e via dicendo. La musica popolare napoletana, vesuviana, ma anche dell'agro, ha una connotazione politica? Faccio questa domanda perché alcune settimane fa, alla festa di Pagani, ci siamo imbattuti in dei toselli con i busti di Mussolini. Allora ci siamo chiesti, ma la musica popolare ha una connotazione politica, sì o no? E se ce l'ha, qual è? Nella tradizione orale non ha connotazione politica, è una musica rituale legata a delle circostanze che dipende quale forma espressiva, cioè il canto, la musica, il canto che accompagnava il lavoro, il canto proprio di lavoro, oppure il canto rituale come queste con le tamburiate, cioè la danza sul tamburo, ma non era, diciamo che era appannaggio dei contadini fondamentalmente, pastori e contadini a seconda delle forme espressive di Israele. Per cui sono cose che vengono da centinaia, se non forse millenni, per cui parlare di senso politico come si intende oggi la politica, no, era una musica che si viveva in comunità. Poi nel folk revival degli anni 70 si è data una collocazione, diciamo così, particolare, perché era una musica che era contro in qualche maniera, ed è anche vero questo, contro la standardizzazione. Vuol dire che la musica popolare ha una connotazione politica, dipende chi la, cioè, dipende dalle persone. Sì, è una risposta che mi rincuora. Va bene, allora una domanda che facciamo sempre, ma qui teniamo. L'immagine che avete avuto del Pompelab in questa serata. Fino a modo di realtà, mi piace assai. No, guarda, ma io. Simpatici e belli. Io ho contattato io il Pompelab e ci ho tenuto a fare una serata qui proprio perché noi siamo assolutamente vicini a tutte le iniziative che il Pompelab propone, proprio alla linea ideologica, lasciatemi passare questo termine che tanto non amo. Ed era importante che noi, che siamo sempre così attenti, anche attivi in qualche modo sul territorio, non solo come gruppo ma come cittadini intendo, ma ecco, sentirci parte di questo gruppo. Bene, riusciremo a farvi sentire parte. Un bel allora, posto anche, consiglio di venirci, ma la verità a me, per chi mi piacciono le cose particolari, un po' industry, post-industry, con un po' di impegno, con persone dove c'è la famiglia, come ci stai dicendo, così. Non ci sono mai stato, ma ci troviamo. Muoviamo il Pompelab. Ciao. Alla prossima. Sfortunato quartiere.